Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Ciao, sto facendo una borsa. Ops, se ve la faccio vedere. L'ho anche già disfatta tutta e rifatta perché sto adottando un nuovo sistema. Per non fare il saltello. Dove? Ecco, questo è la nuova partenza e questo è l'arrivo. Quindi avevo trovato un tutorial che spiegava di lasciare la coda d'inizio molto lunga e di usarla per finire la chiusura, in modo tale da non creare, cioè da lasciarlo che sembra tutto il lavoro ben fatto. Non c'è il passaggio, solo che poi all'interno mi si formavano dei filati un po' più lunghi e non mi piaceva. Lo so che all'interno, ma siccome questa borsa non va foderata, di lasciare dei fili un po' troppo lunghi all'interno non mi piaceva. Quindi adesso sto cercando, l'ho disfatta quasi tutta, ero arrivata, era alta fino a qua, ero quasi alla fine, diciamo. E con pazienza la disfo tutta e la rifaccio. Tanto tempo ne abbiamo. No, e la rifaccio. Ci vorrà un po' più di tempo, anche perché non posso più lavorare ai ritmi di prima a causa dell'epicondilite che sto cercando di tenere sotto controllo con gli esercizi, la pallina per le mani, gli esercizi per il gomito, e quindi non riesco proprio a essere veloce come prima, quindi sono molto più lenta. Adesso di fatto ho prodotto tutto il filo in giro, sperando che non si annodi, perché col cordino sapete che è facile che si annodi, e se non lo sapete ve lo dico. E volevo salutarvi. Il 3 marzo sono alla Creativa Bergamo. Vado a fare un giro per vedere un po' di novità, per avere un po' di idee, di ispirazioni, un po' di cose. Un bacio.